Mi mancherà questo posto. Ciao. Ciao lavatrice panoramica. Che posto incredibile. Oggi mi sono andato a fare il bagno lì. Veramente mi verrebbe voglia di non lasciarla più quest'isola. Se avessi trovato l'amore della mia vita, probabilmente non me ne sarei più andato. Ma ciò non è accaduto, quindi bello tutto, belle persone, eccetera. È ora di tornare. Ok, diamo un po' di contesto, perché sennò qua già non si capisce un cazzo, non diamo nemmeno il contesto, è la fine. Di base, tra poco vi dico come mai ho girato questo video. Dovete sapere che mi trovo sull'isola di Yakushima, per chi segue il canale forse ha sentito questo nome milioni di volte. E il motivo è molto semplice, in tutti i 2 mesi che sono stato in Giappone, lì è stato proprio un posto magico, cioè è stato un posto pazzesco, dove ho conosciuto persone incredibili, dove ho fatto un trekking dentro una foresta con alberi millenari. Cioè il più antico c'aveva 7500 anni, cioè praticamente l'età dei dinosauri, un altro poco, cioè ancora prima che venisse Gesù Cristo. Dove tra l'altro a casissimo ho conosciuto un ragazzo israeliano che parlava italiano, con il quale ho condiviso delle cose pazzesche. Se devo aggiungere un'altra cosa, momento storico impeccabile per dire questa cosa. E che rido. Va bene, e comunque ti voglio bene. Fatto sta che me ne stavo andando da quest'isola di Yakushima per prendere un aereo per Osaka. Però come mai sto registrando questo video? Sto registrando questo video per il semplice fatto che sono successe tutta una serie di cose impreviste da quando me ne sono partito da quell'isola, il giorno stesso, che mi hanno portato a fare delle riflessioni su quelli che sono i comportamenti dei giapponesi in generale. Quindi per chi può essere un po' incuriosito del Giappone, per chi può essere un po' appassionato del Giappone, è un video che si aggiunge un po' alle vostre visioni. Oltre a questo, vi ricordo che tutta questa serie del Giappone è praticamente finita, mancano pochissimi video, forse 3, e poi è finita. Soltanto che, essendo la prima volta che registravo dei video del genere, eccetera, ho fatto un sacco di errori ed è tutto un bordello, cioè non sono messi cronologicamente sul canale. Se volete vedere tutto quello che è successo sull'isola di Yakushima, che l'esperienza che ho fatto con questo ragazzo israeliano, tutte le cose che ho vissuto, eccetera eccetera, come ho interagito con i local e via dicendo, vi lascio il video qui. I video 2 sono, però uno solo, intanto quello, iniziate a vederlo, se vi piace continuate, però è proprio figo, era meglio rimanere. Chissà cosa accadrà, magari succederanno cose ancora più belle o cose ancora più brutte. Nave che devo prendere. Ma come si fa ad abbandonare un posto così? Veramente sarei rimasto molto altro tempo. Ciao isola, ciao! Dovessi ricapitolare cosa ho fatto su quest'isola? Trekking, sauna, scrocco, lavoro. E basta, anche perché sono stato 5 giorni, che follevate più di questo. Potrei fingere che mi sono venuti a prendere. Lo so che per quello che starete per vedere da adesso in poi vi sembrerà tutto strano, perché in realtà il taxi non volevo prenderlo, e vi dico anche, e tra l'altro vi dico anche le motivazioni tra poco. Fatto sta che, non so, per tutta una serie di cose è successo questo. Adesso guarda di quelli dai, ne? Sì, sì, sì. Ok, ok. 30. Ok, ok. Adesso time is to ok. Ok. Dire, il Giappone è un paese incredibile per questo. Al tassista, non so come, io ho fatto capire dove andare in aeroporto. Non lo so, però io ho detto, io volevo sapere quanto costasse. E costava troppo, sinceramente. Ho detto, vabbè, non si preoccupi. Cioè, gli ho fatto capire, non ti preoccupare. Mi ha detto, va bene, ti accompagno all'autobus per andare in aeroporto. Ottimo. Mi accompagna qui, di fretta, a correre, per prendere l'autobus che poi non sono riuscito a prendere. Lui ha cercato anche di fermare l'autobus. Poi, banalmente, mi ha accompagnato qua e non si è voluto prendere i soldi. Incredibile questo paese. Ed è sceso dal taxi per farmi vedere dov'era la fermata. Ha cercato di fermare l'autobus, è sceso per farmi vedere dov'era la fermata. Non si è voluto prendere i soldi. Che persona gentile. Cioè, non lo so, sono rimasto come un fesso, perché adesso mi dispiace che non si è preso i soldi.
cioè non lo so, un caffè, una pizza, una... Voglio offrirgli qualcosa adesso. Da un lato sono contento che hai detto che figata, non ho pagato. Dall'altro mi sento una merda. Non so, mi dispiace troppo, è stato troppo gentile. Non si è voluto prendere i soldi. Cioè, non si è voluto riprendere. Ma nemmeno io l'ho rincorso per darglieli. Bene, stanno facendo tutti tardi. L'autobus, la nave che ho preso, tutti. Quindi probabilmente perderò il volo. Però i viaggi mi hanno insegnato che non si sa mai nella vita. Quindi magari anche il volo ha fatto tardi. Boh, non è che perderò il volo, sono a rischio perdita volo. Però fino all'ultimo c'è sempre speranza. Prima di arrivare a quello che vi volevo dire sugli atteggiamenti dei giapponesi, vi faccio vedere com'è un piccolo aeroporto in Giappone, perché ha dei meccanismi leggermente diversi da quelli nostri e per un attimo non riuscivo a capire, ero tutto... Boh, vabbè, vi lascio a voi la visione. Vabbè, non ci credo, sono entrato da lì pensando di fare tardissimo, invece stanno ancora tutte le persone qui. Devo fare il check-in. Come si fa il check-in? Come si fa? Sì, non parto, vai. Già fatto. C'è qualcosa che non va. Sarà troppo veloce. Porca troia. No, avevo capito, tipo 150 euro per un bagaglio che pesa 12 kg. Invece no, sono 20 euro. Devo fare l'ispezione all'imbarco AMA. Ah, lo ispezionano qui il bagaglio. Non ho mai visto un aeroporto che ispezionano il bagaglio prima di andare. Sono confuso. Guarda come si impegna, bravo. Ciao. Niente, ti danno l'ok per dire va bene il bagaglio, in modo tale che non sono loro a doverlo aprire in caso di necessità, ma sei tu. Adesso sto andando qui, ma non so dove sto andando. Dovrei prendere un aereo. Questo video lo dedico a parlarvi un attimo, dopo un mese, quello che in qualche modo ho percepito dei giapponesi. E da quello che avete visto all'inizio del video potreste già intuire tanto. No, mi hanno fatto levare le scarpe. Però non aveva suonato l'allarme, mi hanno fatto semplicemente levare le scarpe prima di entrare. Stanno facendo levare solo a me. Evidentemente risulto come persona sospetta. Ho paura di non farcela e invece sono dentro l'aeroporto e sono perfettamente in tempo. Comunque, per dare un minimo di contesto, sono al sud del Giappone, a Kagoshima, e ho deciso di prendere un aereo per Osaka, poiché sarebbe stato molto ma molto più costoso prendere treni e autobus. Avrei dovuto fare un sacco di cambi. Per farvi capire, è un po' come se da Napoli andassi a Milano, soltanto che Napoli-Milano, tra virgolette, è una via dritta col treno. Invece dove sto io per arrivare a Osaka è un giro gigantesco e quindi è come se fosse il doppio. Adesso, prima di parlarvi, mangiate. Per prima. Direi che adesso sono pronto. Questo deve essere pesce, questo non so cosa sia e quindi prendiamo tutte e due perché ho fame. Prima di mangiare vi spiego un po' com'è la situazione. È un mese che mi trovo in Giappone. Credo di poter tracciare delle linee da persona che non conosce il giapponese e quindi vi do totalmente la mia esperienza di com'è stato il feedback delle persone. Le impressioni sono principalmente due. La prima è che hanno un po' paura, un po' di tutto. Poi sono super igienici su qualsiasi cosa. Ogni volta che mangiate da qualsiasi parte, anche se comprate qualcosa al supermercato, vi danno una salviettina per pulirvi le mani. E super onesti. Ho chiuso anche un contratto con un'azienda qui in Giappone. Sia l'azienda che le persone semplici, quindi sia il grosso che il piccolo, ogni volta che vi devono dare un prezzo da pagare, ve lo dicono in anticipo e ve lo fanno vedere proprio scritto. Guarda che costa così, se sei proprio sicuro di volerlo comprare, accetti? E poi forse c'è uno degli aspetti che mi ha stupito di più. Se voi prendete questo aspetto di essere chiari con tutti quanti, allo stesso tempo i giapponesi, per quello che dicono in tante persone, sono diffidenti, cioè ognuno si fa i fatti suoi. E questa cosa può sembrare brutta per noi europei, no? Che tendiamo sempre a fare amicizia un po' con tutti quanti di base, invece i giapponesi sono molto riservati. In qualche modo l'impressione che ho avuto è semplicemente il fatto che tutte le cose che fanno sono sempre per il bene altrui, cioè non danno fastidio, stanno in silenzio, lo fanno per te, ma in realtà è per tutta la comunità. Ed è una cosa pazzesca, perché è una sorta di paradosso: ognuno si fa i fatti suoi, ognuno rimane nel suo e allo stesso tempo, in maniera coordinata e silenziosa,
stanno tutti bene, funziona tutto bene, sono tutti onesti, è una cosa pazzesca. E sinceramente dalle altre parti del mondo, chi più e chi meno, c'è sempre l'impressione che qualcuno ti freghi. Qui invece è tutto l'opposto, è un paese incredibile. Non sono mai stato così sereno e tranquillo da quasi a nessuna parte. Qui è come se non ti dovessi preoccupare più di niente. Basta che sei rispettoso degli altri e va bene. Adesso mangio pesce col riso. Tra l'altro devo ancora prendere il posto dove dormire stasera. E arrivo che sono le 10 di sera. Quindi mi sa che mi conviene prenotarlo. Mi conviene prenotarlo. Non so se qualcuno si ricorda del video dove ho dormito in un supermercato per una notte. Lo lascio qua. Bene, dovete sapere che poi l'hotel sono riuscito a prenotarlo, però non sono riuscito ad arrivare in tempo ed è successo quello che troverete nel video che vi ho detto, se non l'avete visto. Cioè, non avete visto uno dei video più visti sul canale dove dormo in un supermercato in Giappone. Cioè, e dai, e che cazzo. Va bene, quindi, grazie per aver visto questo video. Ricapitolando, abbiamo visto qualche aspetto nuovo del Giappone, vi ho fatto vedere un aeroporto, vi ho fatto vedere i miei disagi con i taxi. E vi invito a vedere i prossimi, perché saranno gli ultimi sul Giappone. Poi basta, mi sono rotto il cazzo, si comincia una nuova fase. E poi a gennaio si parte per 2-3 mesi in un posto che poi scoprirete, per nuovi video fatti meglio possibilmente. Detto ciò, grazie per aver visto. Ricordatevi di iscrivervi al canale se vi piacciono i video. E un bacio, ciao.